Buonasera, buonasera a tutti da Marco Rigori, qui su Pianeta Genova 1893.net. Allora, dopo il 3-0 netto del Genova sul Brescia, se ormai a mani basse, c'è un'altra buona notizia, che il Frosinone ha perso 1-0, incredibilmente clamoroso allo Stirpe, 0-1 con il Cosenza, in lotta per non retrocedere, quindi il Genoa più 6 insegue il Frosinone, come potete vedere dalla classifica, quindi stasera ci sarà una doppia libidine per tutti e soprattutto abbiamo visto, cosa fondamentale, un Genoa assolutamente in salute, uno straordinario Gudmundsson, un ottimo Ekuban completamente ristabilito, una squadra assolutamente impermeabile. Sono, come sottolineava prima il buon nostro Alfonso Magno, 485 minuti di imbattibilità, quindi il Genoa non subisce gol, e invece no, non è che subisce gol, ma anzi è più che mai entusiasta il nostro Francesco Patrone, la voce del padrone rossoblù, che suona i pifferi, suona le trombe, suona di tutto. Ciao Francesco, Ciao Marco, ciao a tutti. Vabbè, eccoci qua. Allora, cosa si può dire dopo una partita dominata dal Genoa 3-0? Devo dire che comunque non ci sono state tante occasioni da parte del Genoa, ma quelle che ha avuto le ha sfruttate. Oggi finalmente quello che io mi auspicavo da tempo, oggi il Genoa è stato cinico, nel senso che ha sfruttato tutte le occasioni avute, ha fatto 3 gol. Importantissimo a mio avviso è stato quello del primo tempo, che proprio allo scadere della prima frazione di gara ha praticamente dato un'ammazzata nelle gambe al Brescia, perché i bresciani pensavano di andare a riposo sullo 0-0, invece grande azione di Gudmundsson sull'out, che sul fondo ha fatto un bel cross, Andrenacci così così, e invece è stato bravissimo Salcedo a buttarla dentro. E poi nel secondo tempo il Genoa si è limitato a controllare le sfuriate, più che altro abbastanza, diciamo così, velleitarie dei padroni di casa, e poi bellissima azione di contropiede con Ekuban, che ha lanciato d'esterno precisamente Gudmundsson, che ha trafitto Andrenacci per la seconda volta, e poi azione uguale nel finale con il 3-0 di Gudmundsson, migliore in campo, sicuramente Gudmundsson, autore di un gol e di due gol e un assist, quindi oggi la palma del migliore va senz'altro a Gudmundsson, ma devo dire che comunque tutta la squadra oggi si è ben comportata, una squadra comunque, ricordiamo, in attacco soprattutto rimaneggiata, perché oltre alle già assenze di Coda e Aramu, che ormai da un mesetto circa non abbiamo più visto in campo, si è aggiunta anche quella dell'ultimo secondo di Puskas, un problema a un ginocchio. Adesso, poi ovviamente la società poi ci dirà esattamente che cosa è successo al nostro attaccante, però devo dire che sia Salcedo che poi Ekuban dopo sono rivelati degli ottimi sostituti, quindi nel senso non abbiamo patito eccessivamente la mancanza di Puskas. La nota positiva è che comunque, come hai detto tu, il Genoa vince la terza partita consecutiva, si avvicina al Frosinone, che ha perso in casa clamorosamente col Cosenza, anche se io sinceramente preferisco guardarmi dietro piuttosto che guardarmi avanti a questo punto del campionato. Dietro il Bari deve giocare domani con la Ternana, e ovviamente tutti tiferemo per i rossoverdi. Ha vinto invece il Südtirol, che è la vera sorpresa di questo campionato, che però è indietro di 5 punti, quindi un buon margine per il Genoa, insomma, diciamo così. Niente, oggi direi quindi sostanzialmente una giornata assolutamente positiva per i nostri colori, visto anche poi, lo abbiamo messo sul sito, la vittoria anche della Primavera di Agostini, che quindi continua a comandare il girone di Primavera 2 e si avvia anch'essa verso la promozione. Speriamo di a fine anno di festeggiare entrambe le promozioni delle due squadre. Sarebbe, visto che l'anno scorso sono entrambe retrocesse, quest'anno speriamo di festeggiare le promozioni per entrambe. Adesso dicevo, un'altra nota positiva è che comunque adesso arriva la sosta, e quindi
recupereremo quasi sicuramente Coda e Aramu, vedremo le condizioni di Puskas, ma con 15 giorni di riposo magari potrebbe anche essere recuperabile per la partita con la Regina, che è in programma venerdì 31 alle 20:30 al Ferraris, quindi anticipo, quindi noi giochiamo prima rispetto alle nostre dirette concorrenti. Anche lì sarà importante riuscire a cogliere la quarta vittoria consecutiva, visto anche considerando che la Regina comunque non sta vivendo un grande momento, sia di forma dal punto di vista tecnico, con la squadra che stenta, e poi anche con dei problemi extracampo legati ai pagamenti IRPEF e IMS, non mi ricordo esattamente, però insomma ci sono dei problemi e la Regina rischia una penalizzazione. Quindi diciamo che l'ambiente di Reggio Calabria non è dei migliori, e quindi Gina deve assolutamente approfittare per vincere in casa nuovamente, continuare la marcia verso la promozione, che io ripeto, dopo la vittoria con la SPAL di domenica, io dico che questa squadra, ma lo dimostra anche la rosa, i nomi, cioè è la squadra, a mio avviso, più forte della Serie B. Sicuramente l'arrivo di Gilardino ha dato una sterzata che ha risolto i problemi probabilmente di spogliatoio che c'erano con Blessin, e la squadra, specialmente nell'ultimo mese e mezzo, ha dimostrato grande sicurezza. C'è stata la sconfitta col Parma, ma quella ci può anche stare in una, insomma, in un periodo può anche arrivare un incidente di percorso. Però Gilardino, insomma, adesso, se non sbaglio, ha conquistato 33 punti, mi pare di ricordare, correggimi Marco se sbaglio, anzi 34, sì. Perché in realtà c'è il punto di penalizzazione, quindi sono 34 sì. Punti sul campo conquistati da Gilardino, una sola sconfitta, mi pare 10 vittorie e 4 pareggi, quindi un ruolino di marcia assolutamente ineccepibile. Non prendiamo gol da quanti minuti, Marco, ricordamelo, 500... 486. 486 minuti, quindi tantissimo, quindi insomma, poi nelle ultime partite abbiamo fatto 4 gol al Cosenza, 3 oggi, 1 con la Spal, insomma, 8 gol fatti nelle ultime 3 partite, insomma, non c'è niente da dire, nel senso, dobbiamo semplicemente augurarci che si continui così. E il mio obiettivo, lo dico per non, così, non soffrire, non farci venire degli attacchi di cuore, arrivare alle ultime 2 giornate, che sono quelle contro Frosinone e Bari, avendo già delle certezze. Non dico che cosa, ma lo avete già capito che cosa intendo. Sì, no, certo, onde evitare certo. Di... Però, considerando il calendario, è una cosa fattibile, perché... nelle prossime partite è l'unica trasferta difficile, poi sulla carta almeno, poi campo parla per sé, sulla carta l'unica trasferta difficile è quella di Bolzano, però ripeto, questa squadra, questa rosa soprattutto, è superiore a tutti, cioè, e lo dimostrano i cambi, cioè il Genoa, poi magari faremo una statistica in settimana per dimostrarlo, il Genoa comunque ha colto la maggior parte delle vittorie soprattutto nei secondi tempi. Ma questo perché? Semplicemente per il fatto che ha una panchina migliore rispetto alle altre, cioè il Genoa cambia, sì, esce Vogliacco per crampi, entra Cricito, cioè, tanto per dire qualche nome, ogni tanto Strootman va in panchina, cioè Sturaro in panchina oggi, cioè è una rosa superiore, e quindi quando tu cambi giocatori di qualità schierati dall'inizio con altri giocatori di qualità non succede niente, freschi. Quando le altre squadre invece cambiano, costretti a cambiare l'undici iniziale, che presumibilmente è il migliore schierato dall'allenatore, con delle riserve, cosa vuol dire? E quindi, cioè, è lì che c'è la differenza. Il Genoa quest'anno, all'inizio si era detto il Genoa è una corazzata, poi c'è stato qualche problema, però il Genoa in teoria è una corazzata, cioè, e lo sta dimostrando in questo girone di ritorno. Cioè, no, infatti, non credo di dire cose tanto strane. Prego? È un'altra categoria, dico. Ma sì, poi ovviamente è ovvio che poi l'anno prossimo, se saremo in Serie A, come tutti ci auguriamo, ovviamente andranno fatti dei correttivi, perché, certo, insomma, la Serie A è un'altra cosa.
Però per questa Serie B, questa squadra è ottima. E i risultati, ripeto, i risultati di questo girone di ritorno e con Gilardino in panchina lo stanno dimostrando. Cioè, noi che ci guardiamo abbiamo paura di Frosinone e Bari. Comunque, questa squadra, il Genoa ha vinto a Bari e ha battuto Frosinone in casa. Cioè, per dire, no? Quindi, quest'anno paradossalmente abbiamo perso le partite assurde, tipo quella, cioè al Genoa. Io facevo un attimo, l'altro giorno facevo un riassunto mnemonico di questo campionato. E alla fine al Genoa mancano 4 punti, oltre a quello di penalizzazione. E Sì. vale a dire, manca il pareggio di Palermo, perché abbiamo perso una partita incredibile che non meritavamo assolutamente di perdere, per 1-0. Il pareggio almeno col Cittadella in casa, perché anche lì cioè non puoi perdere in casa col Cittadella, e poi tutto sommato i 2 punti persi col Brescia all'andata. Ricordiamo che il Brescia aveva fatto 1-1 in casa col Brescia, che aveva pareggiato al 94esimo Sì. nell'unica azione d'attacco che avevano fatto. Esatto. Ecco, cioè, mettete quei 4 punti in più, il Genoa a questo punto sarebbe a 60 e avrebbe già un piede in Serie A. Però vabbè, però Va queste bene sono così. considerazioni che si fanno, cioè così. Certo, persi dei punti importanti, ma Qualche punto è stato perso qua e là. La sconfitta di Parma ci può stare, ripeto, il Parma comunque è una squadra discreta, è una giornata storta, può capitare. Il Genoa in quella partita aveva giocato male, malissimo anzi, e giustamente è arrivata una sconfitta, niente da dire, ci sta. Però quelle tre partite che ho citato, qualche punto in più si poteva racimolare, ecco, però speriamo, ma non credo che incideranno sull'esito finale di questo campionato. Benissimo, Francesco. Allora, io qua vedo già Beppe Nuti che sta bussando alle porte del salotto del Grifone. Noi ci salutiamo qui, ci vedremo tra 2 settimane, Tra un po'. 2 venerdì, giusto? Che si gioca venerdì alle Esatto. 20:30 al Ferraris Genoa Regina. E vedremo se il Genoa riuscirà ancora a questa cavalcata vittoriosa verso la Serie A. Allora, Francesco, saluto. E domani gufiamo tutti il Sì, Bari e teniamo tutti per la Ternana. ho letto qualcuno, ci sono già dei neotifosi ternani qui, noi Ecco. tutti diventano tifosi rossoverdi. No, che non ci sentano gli amici perugini, perché la tifoseria No, del Genoa è amica di quella del Perugia, quindi che non certo. ci sentano. Diciamo che siamo tifosi la Ternana per un giorno. Ecco, dai, diciamo così. Esatto, Ecco, no, tifosi di convenienza. esatto. Benissimo. Allora, Francesco, ci vediamo. La voce del padrone rosso blu si riproporrà quindi tra 2 venerdì di una voce notturna. Voce notturna. Notturna. Voce notturna, aria di primavera, aria di Pasqua, vediamo un po' Sì, come andrà. Dai. come va? Comunque adesso godiamoci questa pausa per le nazionali, col Genoa saldamente al secondo posto in classifica. E ricordiamo, se finisse oggi il campionato, il Genoa sarebbe in Serie A. Ecco, quindi questo è un dato non da poco. Benissimo, Francesco. Ciao e a tra 2 settimane. Ciao a tutti e buona domenica a tutti. Ok, ciao, ciao Francesco. Salutiamo e ringraziamo la voce del padrone rossoblu, Francesco Padrone. Vi ricordo che la primavera ha vinto 2-1 sulla SPAL, quindi è tornata a trottare il suo cammino trionfale verso la promozione in Primavera 1. E noi andiamo a prendere, allora innanzitutto un attimo, vedo due, passo qualche messaggio ancora, andiamo a prenderli -6, sì, calma, calma, calmi, però è un obiettivo possibile a questo punto. Innanzitutto io introduco il nostro Beppe Nuti, che è un altro Ciao. equipo d'attacco, è un Ciao. tipo, non so, che bombarda tutto. Ha 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 ha!
Beh, scusa, quando abbiamo detto ciao a tutti, buonasera naturalmente, quando abbiamo detto grifo d'attacco, prima o poi questo grifo d'attacco ci doveva essere e ora sta veramente macinando e dopo, guardate, i numeri parlano chiaro, i numeri non mentono mai e tu oggi hai invitato in studio un giocatore molto serio, un ex Eccolo giocatore qui, del Genoa, molto serio e molto Alessandro bravo, Quaggiotto. Ciao Alessandro. che io ricordo con grande simpatia ed affetto perché fece un anno qui, ma giocò alla grande, era un ottimo centrocampista, segnò 8 gol in quel campionato 88-89 che il Genoa venne su con scoglio. E quando io vi dicevo, attenzione, Gilardino è molto intelligente, primo non prenderle in Serie A e poi il golletto si fa perché ora sono 26 gol che hanno fatto gli attaccanti. Loro ne fecero 13 gol soltanto, fu un record eccezionale. Segnarono pochi gol, era un campionato a 2 punti se non erro, però fecero un campionato straordinario. E questo era molto importante quando io insistevo col fatto di dire Gilardino, le prime cose cerca di mettere a posto questo centrocampo a tre che copre bene quei tre difensori che secondo me stanno crescendo a vista d'occhio, oggi ho visto un Vogliacco veramente eccezionale. Primo non prenderle, perché comunque è vero che qualcuno dice ma meglio qualche vittoria in più e qualche pareggio. No, l'importante è non prendere gol. Oggi, partita equilibrata, possiamo dire così nel primo tempo, poi c'è stato questo lampo così di Gudmundsson che è arrivato a 8 gol alla faccia tra virgolette, nel senso buono del tecnico dell'Islanda che non lo vede e non lo convoca, invece oggi è stato importante. Però, prima di tutto, io vorrei fare i complimenti soprattutto a Ekuban. Oggi si vede quanto era importante questo giocatore e quanto l'ha perso. Perché questo giocatore oggi è entrato dopo tanti mesi, dal settembre che era fuori, aveva fatto soltanto pochi minuti, e è entrato, ha fatto 2 assist a Gudmundsson, che si sta rivelando fortissimo. Poi possiamo entrare nei particolari di questa partita, ma adesso il Genoa ha gettato veramente la maschera, 8 partite dalla fine, ha la possibilità non solo di andare a prendere il Frosinone, e non lo prenderà, ma soprattutto guardare con fiducia al secondo posto, perché ora tocca al Bari seguire. Allora, un'intervista è stato il giorno dopo, perfetto Andrea, e qui abbiamo già un messaggio subito di Luca Mesiti. Dai Quaggiotto, tira la bomba, tira la bomba. Allora, Alessandro, tira proprio la Ciao, bomba ciao a su tutti. chi è. Hai magari notato qualcuno che ti somiglia come caratteristiche di No, gioco o no? Del forse, genere. dai, no, dico, forse sono io che forse potrei assomigliare di più a uno Strootman, un giocatore di Serie A che si è ormai, aveva preso ormai la strada di discesa, ma caspita, esperienza insieme a Badel in mezzo al campo, in Serie B non ne vedo io di squadre che hanno un centrocampo di questo tipo. E questo fa la differenza. Poi io sono d'accordo con Beppe sul fatto che Gilardino ha dato un'inquadratura più equilibrata, evidentemente, con un occhio più attento alla difesa. Ed è una discussione su questo fatto che ogni tanto mi trova a fare con qualcuno qui a Brescia, soprattutto in un momento così triste e pericoloso, tra l'altro, dove bisogna stare attenti alla difesa, bisogna stare attenti alla difesa. Ma io, facendo riferimento a quello che ha detto Beppe sul nostro campionato, quell'anno vincemmo il campionato con 51 punti. La squadra che arrivò ottava ne aveva 38. Mi Se una ricordo esatto, Cremonese Bari, Cremonese Bari, esatto. sì, erano. Sì, mi Se una ricordo. squadra oggi fa 38 punti, retrocede. Quindi c'è niente da fare, i 3 punti ti obbligano anche a dover fare qualche passo un po' verso l'attacco. Il Genoa lo dimostra chiaramente. Adesso va a caccia del Frosinone e si contende la prima posizione. E se posso aggiungere, perché adesso abbiamo prima parlato in generale, entrando nei particolari, abbiamo visto, come diceva Quaggiotto, un centrocampo che naturalmente Strootman, Badel, vedete, vedi Marco, sostituisce sempre i due cursori, no? Parte con Jagiello e Strootman,
mette poi Frendrup e mette Sturaro, non toglie Badel. Ora capisci perché ecco. Non aveva preso nessuno a gennaio, perché Badel è l'uomo che fa girare la squadra, è l'uomo che sta dietro, sta a fa da scudo alla difesa, ma soprattutto fa ripartire l'azione, l'intelligenza. Certo che se questi giocatori, come diceva qua Giotto, avessero qualche anno in meno, sinceramente non giocherebbero in Serie B, perché Strootman, Badel, vice campione del mondo con la Croazia, o Strootman, non giocherebbero, Sturaro, Coppa Campioni con la Juventus, con tutto, non giocherebbero in Serie B. Quindi questa è una squadra veramente fatta con intelligenza, perché ha dovuto Girardino rivedere tutte le cose, perché guarda, fino alla decima giornata, fino alla giornata scorsa, prima del Brescia, il Genoa aveva gli stessi 21 punti nelle prime 10 giornate che aveva fatto Blessin, 21, adesso ne ha 24. Comunque i numeri parlano chiaro, il professore Quagliotto lo sa benissimo, lo diceva sempre. Il professore è immeritato. Esatto, no, è meritato, perché quando tu fai 34 punti in 15 partite, 4 pareggi, 10 vittorie e una sola sconfitta, e in casa non prendi gol da 748 minuti, fai 39 gol e ne subisci 19, e questi sono dati di importantissimi, ti fanno capire che c'è una continuità e c'è... Attenzione, Cagliari vedi, in vantaggio Reggio Calabria. Questo è un risultato, vedi, importantissimo, questo è importante, ma quello che ci importa di più, credimi, è il risultato di Bari, del Bari, perché il Bari può essere la squadra, la regina, con tutti i problemi che ha, mi preoccupa meno. Ma volevo fare un complimento ancora per l'ultima cosa. Vedi, manca Coda e tu dici Puskas non segna, invece segna Puskas. Manca Puskas all'ultimo momento, Salcedo. Quando si diceva che Salcedo è una prima punta, non un esterno, vedi che da prima punta ha fatto un gol. Ci ha messo del suo anche il portiere, hanno fatto un pasticcio. Mi sembra che il primo gol sia venuto su una rimessa laterale, oltretutto. Sì, una rimessa laterale. Quindi sono errori gravissimi. Però poi Albert, questo ragazzino... Certo, il Brescia, devo dire, è caduto. Io non mi aspettavo, sinceramente, un campionato così del Brescia, come quello del Venezia, come quello di altre squadre. Però è chiaro che il Genoa adesso sta macinando gioco e mancano 8 partite. E quindi, sinceramente, devo dirti la verità, 4 partite in casa e 4 fuori, se non mi sbaglio, con il Bari all'ultima in casa e il Frosinone alla penultima, che potrebbe già essere, diciamo, in Serie A, non è male. Io calcoli non ne voglio fare, ma se dovessi scommettere qualcosetta, forse oggi la scommetterei. Allora, qui c'è Stefano che dice: aiutatemi voi, vedo in Girardino un nemico di fronte al possibile ritorno di Gasperini. Come ci si libera da questo ossessivo pensiero? Semplice, ma pensandoci. Ecco, questa è bravo. Poi, d'accordo con me. Guarda, questa è la cosa che non voglio sentire. Esatto. Ma no, ma Alessandro, il discorso è queste cose, in settimana, è uscita in settimana questa notizia, no? Ma no, io penso sapevo, che quindi. Ci mancherebbe, sì, era uscita così, però io voglio dire, lasciamo perdere, cioè lo sa benissimo l'allenatore, lo sa benissimo i dirigenti. Adesso c'è solo da pensare a questo. Poi quello che succederà, potrebbe non rimanere Girardino, potrebbero cambiare, cioè sono mille le cose che succedere. Adesso devono concentrarsi in queste partite e venire in Serie A. Poi dopo l'allenatore, io in questo momento non ci penserei neanche a cambiarlo, ma sai, il salto di categoria, insomma, tutto da vedere, ma non mi sembra il caso di parlarne, ecco, in questo momento. Alessandro? Sono d'accordo, perché oltretutto metti pressione. Alessandro, inutile. Scusa, c'è il microfono un po' che gracchia. Scusami, adesso? Ora è meglio. Ah, ecco, perdonatemi. No, secondo me è come mettere inutile pressione in un momento in cui serve tranquillità, perché bisogna tenere l'obiettivo di salire possibilmente direttamente. Ma all'inizio del campionato io avevo pronosticato il Genoa primo, scaramanzia a parte, perché secondo me era la squadra che doveva non uccidere il campionato, ma vincerlo. E credo che sia ancora in grado di farlo, pur avendo 6 punti in meno del Frosinone oggi.
secondo me può farlo tranquillamente, ma l'importante sì. È che arrivi tra le prime due, dai, ecco, questa è una cosa. Volevo rispondere a un messaggio che ti era arrivato. La società ha detto sì, certo, Blasquez ha già detto che Girardino è il nostro allenatore, lo sarà anche in futuro, ma indipendentemente da questo, che sono, insomma, è dovuto dirlo, cioè ci mancherebbe che in questo momento la società non dica una cosa del genere con i numeri che sta facendo dovuto, questo allenatore, cioè. È dovuto, però indipendentemente da, ripeto, non è questo il discorso, è il discorso adesso è concentrarsi e tenere la concentrazione, perché questo ormai sta trittando tutti, batti il Cosenza e dicono vabbè, ma il Cosenza non era niente, ho già vinto a Frosinone e si doveva salvare, batti la Ternana 4-0, ma la Ternana è una squadra che aveva invece ambizioni ed è una squadra che ha dei buoni elementi, vince a Brescia e vabbè, ma Brescia è l'ultimo in classifica, ma ha avuto buone occasioni anche il Brescia nel primo tempo per fare, cioè voglio dire, in Serie B non c'è niente di scontato. Se i nostri telespettatori, i nostri tifosi non lo capiscono, lo capiranno soltanto a fine maggio, che non c'è niente di scontato, niente. Invece l'ha già capito il nostro Alessandro Ignazzi, che è arrivato con il teletrasporto da Brescia, da Rigamonti. Allora Alessandro, che hai fatto anche le pagelle, come al solito ti chiedo, che Genoa hai visto oggi? Ma il cinismo, se c'è da, come dire, inquadrarlo in una parola sola, è questa, perché segnare a pochi secondi dall'intervallo e poi nel miglior momento del Brescia, posto che non è che abbia più di tanto impensierito Martinez, ha fatto una parata in tutta la partita, però insomma segnare il loro miglior momento significa essere lì. Senza voto io ho dato, io ho detto senza voto. Io adesso che ha preso il sole a Brescia, quindi Beppe, più o meno. Sì, appunto. Nel secondo tempo aveva il sole in faccia, ecco, si è abbronzato. La stessa linea d'onda. E quello, insomma, avere questa capacità di stare in partita, di stare dentro, ce l'ha le grandi squadre. Poi aggiungo anche la panchina, perché ho fatto un rapido conto prima di entrare in diretta. Gilardino ha messo dentro 5 giocatori, il cui totale fa 1.400 partite tra i professionisti, e per i professionisti si intende quantomeno in Serie B, non Serie C, oltre al dato quantitativo anche qualitativo, perché metti Mimmo, metti Frendrup, metti Sturaro, che secondo me il suo ingresso ha ribaltato la partita, ti ha dato quella spinta, quel quid in più a centrocampo che ti serviva, e poi soprattutto Ekubani. Io veramente vedo in lui un nuovo giocatore, un'altra, degli altri occhi soprattutto, un'altra voglia di giocare in campo. Volendo fare una battuta che se mi sia permessa, forse non gli hanno cambiato i tendini, ma gli hanno cambiato i piedi a questo giocatore, perché è tutta un'altra cosa. Le due giocate che fa sono splendide, la verticalizzazione, ed era quello di cui aveva bisogno il Genoa, non di fisicità nel primo tempo, ma di andare in verticale. Qui abbiamo qua Giotto, che è stato allenato dal prof Scoglio, e sa benissimo, quando parliamo di verticale, cosa ci stiamo riferendo. Quello c'era bisogno. E poi l'assist del 3-0 di grande generosità. L'altro mio migliore in campo, Vogliacco, perché sullo 0-0 ha fatto due o tre interventi strepitosi, un difensore che mi piace. Uno alla disperata, che era gol, il suo ieri. Esattamente. Era porta praticamente spalancata. Però io sono d'accordo, non avevi sentito probabilmente prima, stavi lavorando, io sono d'accordissimo su Vogliacco e sono d'accordissimo su Ekubán, e felicissimo per Ekubán, perché Ekubán era molto discusso, virgolato all'inizio, ma fascia sinistra, Paias, Ekubán non segna, tanto comunque, io stavo dicendo che comunque l'attacco ha segnato 26 gol adesso, ci ho messo anche il gol di Yeboah, che non c'è più. Comunque su tutti hanno segnato 26 gol, tra Aramu ho considerato attaccante, Gudmundsson, Puskas, Ekubán e Salcedo. Detto questo, ci siamo dimenticati di Apps, perché è un giocatore di categoria superiore. Questo ha giocato nel Feyenoord, ha grande esperienza, ha giocato nel Venezia lo scorso anno con Henry, con Busio, con Aramu, e insomma ha una grande esperienza anche lui. Ci troviamo di fronte adesso a una squadra, alla vera squadra, al vero Genoa che noi ci aspettavamo. Cioè un Genoa che sa attendere il momento, ha pazienza, ha tranquillità, e quando è il momento colpisce. Certo, colpisce anche, come dici tu, in maniera cinica, perché il primo gol è una fesseria della difesa
della difesa, perché su una palla così, una rimessa laterale dai consenti di mettere in palla in mezzo il portiere, mi sembra che si sia ricordato di essere genuano, del Genoa, ex del Genoa, perché non mi è sembrato, non mi è sembrata all'altezza, ma indipendentemente da quello, che non voglio criticare i giocatori, non mi piace di criticarli, devo dire che comunque, come hai detto tu, nel secondo tempo il Genoa si permette, come altre squadre in Serie A, tipo Juventus, Inter, Milan, Napoli, di cambiare le partite con le cinque sostituzioni, ma soprattutto, come ho detto, cambia i due cursori e non cambia mai il regista, non so se hai notato, è questo molto importante. Badel non lo tocca, Badel rimane in campo per tutta la partita, è molto importante questo, molto. E sul resto cosa dire? Bani, ma poi un'altra cosa, vedi, non fiocca la munizione. Ah, a proposito, volevo fare i complimenti a Sozza di Seregno, un arbitro giovane molto bravo, molto bravo, farà, e poi comunque porta anche buono, quarta partita, quarto risultato positivo per il Genoa. Certo. Ma no, indipendentemente da queste che sono scaramanzie, certo. Il discorso è che quest'arbitro è veramente bravo, perché ha tapputo nella partita e ha ammonito uno solo nel primo tempo, mi sembra, all'inizio del secondo tempo, quindi vuol dire che anche questo, anche in questa cosa è importante, perché comunque si vuol dire che anche gli arbitri, insomma, non siamo indietro, abbiamo visto anche brutte cose, ma si vedono anche delle belle cose, ecco. Quindi, però ti dico, io credo che questa, ecco, io tornerei un attimo con Alessandro il discorso della scusami, non credevo che si finito. Non ho finito. Allora Alessandro, chiedo Alessandro Quaggiotto. Quindi Alessandro, l'eroe della promozione del 88-89, la verticalizzazione. Ecco, tu diciamo, vedi una squadra somigliante a quella di Scoglio, che ricordiamo, diceva sempre: io non alleno, io verticalizzo. Sì. La verità è che io avevo accanto qualche giocatore che si chiamava Eragno, che si chiamava Ruotolo, cioè ci sono dietro Signorini, Caricola, Gentilini, Puscendo, gente che non era propriamente solamente di Serie B e che dopo ha dimostrato quello che veramente era. Scoglio aveva un principio, ossia le due catene, una di destra e una di sinistra, la palla al centro con le due punte, la palla al centro doveva viaggiare così e mai orizzontale, altrimenti era una perdita di tempo, lo facevamo solamente a risultato acquisito, però da dove si iniziava a destra si doveva arrivare fino in fondo, per lui era una sorta di Vangelo. E se non erro, sì? Se non erro, Alessandro, avevate Gentilini e Onorati e Eragno Ruotolo, e poi davanti Nappi, Fontolan con Massimino Briaschi. Esattamente, si alternavano loro tre. Sì, esatto, inizialmente Davide non stava molto bene e Massimo in quella parte iniziale ci ha dato una grossissima mano, veramente. Certo. Alessandro, poi anche la solidità difensiva, perché quel Genoa prese 13 gol, giusto? Esatto. 14. È ancora tuttora il record dei gol subiti migliore. Anche questo Genoa prende pochissimi gol, quasi 5. È una cosa fondamentale. Alessandro, ricordo una battuta qua Giotto. Quando il Genoa giocò l'ultima partita, perché mi disse nel corso delle interviste che almeno lui le rilasciava, ormai non le rilasciano più le interviste. No, all'epoca mi disse a Scoglio: io vengo su con 50 punti, venne su con 51. Mi ricordo che io gli chiesi, ma mister ha sbagliato, aveva detto 50 da 51, uno me lo tengo per me, mi ha detto, gli altri li ho fatti per la squadra. Era fatto così. Lui all'inizio aveva detto, quando io arrivai non c'era ancora Signorini, e mi ricordo che la discussione con il presidente era: prendimi Signorini e faccio 50 punti o 51, mi ricordo, e alla fine ci guardavamo un po' tutti, cioè, perché li abbiamo presi tutti 51, esatto. Meritatamente, tra l'altro, divertendoci anche, esatto. Come si stanno divertendo oggi i ragazzi a Genova.
ho qui l'analisi di Girardino da Sky. Quindi, dopo un primo tempo un po' lento da entrambe le parti, siamo riusciti nel finale a sbloccarla con Eddie Salcedo. Vabbè, da lì è cambiata la partita. Nel secondo tempo si sono allungati gli spazi, abbiamo trovato le giocate fra le linee. È stato molto importante per noi Gudmundsson, perché è riuscito, oltre ai gol, a trovare giocate importanti per la squadra. Tutti hanno fatto un lavoro incredibile dal primo all'ultimo, sia chi ha giocato all'inizio sia chi è entrato. C'è proprio, e questo è importante, questo concetto, c'è proprio il senso di appartenenza in questo gruppo forte. Questo è fondamentale. Beppe, che te ne sembra di questa analisi? No, è perfetta, ma lo diciamo dall'inizio. Lui ha saputo subito entrare in quello spogliatoio e capire che l'altro allenatore l'avevano mollato completamente, e quindi proprio proprio dopo la partita di Brescia cominciò il declino di Blessin, che arrivò poi con la sconfitta col Cittadella. Lui è un uomo seguito, lui dà spazio a tutti, non guarda in faccia a nessuno, però credo che l'avrà fatto senz'altro, poi con Pagiotto lo so nei spogliatoi come funziona, avrà parlato chiaro con tutti, ci sono delle gerarchie, penso che ci siano delle gerarchie, ma nessuno al posto scontato. E poi lui piano piano, provando il 4-3-1-2, 4-2-3-1, adesso non diamo i numeri, però ha trovato che tre a centrocampo erano indispensabili, perché Strootman, ad esempio, e Badel insieme non possono giocare, perché non ha bisogno Badel di avere appunto due scudieri. Scudieri intendo come dire due cursori, e vedi che lui li cambia, come cambiava sulle fasce laterali, come cambiava i due quinti o due quarti che siano, Gasperini esterni, li cambiava sempre, e l'ha fatta a Genova e la fa a Bergamo. Quindi in questo caso lui ha fatto parlato con tutti, insomma, anche Coda, vedi, cioè Strootman, io porto un esempio di Strootman, perché abbiamo parlato di Strootman prima con Alessandro Quagliotto. Strootman è stato in panchina due partite, no? Alla terza tu pensavi, ma lo farà giocare? E no, invece è entrato a partita in corsa. Quindi vuol dire che anche Strootman, se non è al 100%, gioca a Frendrup. E a me, ti dico la verità, un po' dispiace che questo ragazzo si rimanga fuori, perché è veramente molto molto bravo, però ha un futuro davanti, e in questo momento toccare sinceramente Strootman, Sturaro, e dispiace anche che c'hanno, e anche li gestisce bene, perché Sturaro e Strootman sono gli unici due diffidati, tenuto conto che l'altro diffidato è Pajac, ma Pajac ormai non lo vedremo più per questo campionato. Quindi anche lì gestisce queste situazioni. Sembrano sciocchezze, perché uno dice, ma uno pensa alla diffida, e beh, insomma, certe partite ci sono dei giocatori importanti, determinanti, quindi lui è entrato, come dicevi tu, Marco, è entrato nello spogliatoio, loro sentono anche il peso di chi parla, un campione del mondo, uno che ha segnato 200 gol in Serie A, no? Cioè, non è che uno qualsiasi, ed è molto umile al di fuori del campo, umile nel senso buono della parola, gentile, cortese, tutto, e dentro invece si fa sentire. E questo è importante, farsi sentire in spogliatoio e parlare chiaro. Non so se qua Giotto è d'accordo con me, parlare chiaro e non fare giri di parole. Ecco, credo che sia molto importante. Alessandro Quagliotto. Sì, Gilardino ha cominciato la sua attività di allenatore, mi sembra prima a Biella, ma poi il presidente del Rezzato, che è una cittadina poco distante da Brescia e che nel 2018-19 frequentava la Serie D, aveva preso Gilardino come direttore tecnico. In quell'anno subentrò come allenatore e da una classifica anonima arrivò a fare i playoff, arrivando quinto, perdendo i playoff con la Pro Sesto. E sentendo il presidente del Rezzato ne parla veramente in termini entusiastici e non si sorprende di queste caratteristiche che ha Gilardino. Per cui complimenti a lui, perché sta guidando in maniera perfetta la squadra. Evidentemente i giocatori sentono una voce autorevole e giustamente si mettono a disposizione. E quindi hanno anche la fiducia. Si sentono ricambiati dalla fiducia dell'allenatore. Ha dato proprio quella tranquillità
che in quel momento particolare, quando ormai il Genoa sembrava quasi in discesa, nel senso che dopo la sconfitta del Cittadella pensavamo qui finisce, che il Genoa va a fare i playoff e sarebbe veramente una cosa disastrosa, perché nelle partite secche puoi perdere dal Cagliari, puoi perdere dal Parma, puoi perdere dal Pisa, che sono squadre molto attrezzate sulle partite secche. Però lui ha dato quella tranquillità e ha dato quella pazienza, ha lavorato con pazienza, con tranquillità, e ha fatto sentire autostima in tutti i giocatori, che l'avevano un po' persa, diciamoci la verità, l'avevano un po' persa. Invece hanno ritrovato l'autostima e ora stanno giocando tutti. Ma adesso è tutto, è un gioco che adesso finalmente ha memoria. Io adesso vedo che tutti arrivano prima sul pallone, quando perdono la palla rincorrono l'avversario, la riprendono. Salcedo, avete visto oggi, è caduto due volte, gli hanno fatto due falli, o falli o comunque tre. Quante volte ha preso? Si è rialzato, sì, comunque andò Leccia, come dicono la gente. È una battuta, non tanto. Vabbè. Niente, sono giocatori che hanno la fame. Tu dicevi di Ekuban, Ekuban per forza che è entrato perché aveva fame all'inizio del campionato, voleva dimostrare qualcosa, e adesso è rientrato con la voglia veramente di mettersi in mostra in queste ultime 8 partite, 9 con questa che ha giocato. Salcedo era la prima partita da titolare, perché mi ha segnato già da, e mi sembra che avesse pochi minuti, con la spalla. E non dimentichiamo, in casa abbiamo fatto i conti l'altra volta, 748 minuti senza prendere gol. Sì. Poi comunque adesso cominciano ad essere anche 3 vittorie fuori, 3 pareggi in casa, 3 pareggi fuori, 3 vittorie e un pareggio, no? E una sconfitta, Penso che sia la miglior striscia stagionale, o comunque ci siamo molto vicini. Quella che aveva fatto incredibilmente Blessin, e ora penso siamo a 1, forse l'abbiamo raggiunta, adesso non ho tutti i risultati sotto mano. Certo. Arriva, ecco, questa. A me, scusatemi, la cosa che mi piace molto quando ascolto Gerardino alla conferenza stampa, usa la parola, non dice andiamo a vincere, andiamo a pressare, andiamo a determinare, che è ancora più categorica come espressione, come parola. Cioè, parte che devo dire la verità, chapeau, usa ha una proprietà di linguaggio veramente, per un allenatore siamo a dei livelli molto elevati, adesso senza, salvando la pace dei tanti, per l'amor di Dio. Però lui è molto, cioè riesce a essere categorico ma senza essere autoritario. A me piace, devo dire la verità, oltre a essere, avere una grande diplomazia, un grande rispetto per i giornalisti, devo dire la verità, però lui con pochi concetti si fa capire, come con questa parola, determinare. Dice, noi, come dire, determinare significa tu devi non solo vincere, ma devi essere migliore qualitativamente, come prestazione, come tutto, come forza fisica, devi essere superiore all'avversario determinando. Io devo dire la verità. Io, Beppe, non ho mai, tu hai molta più esperienza di me, ma un allenatore così, io secondo me in Italia non l'abbiamo posso? Mai posso? Vai, posso? Mi viene da fare un paragone, forse Blessin non sapeva così bene l'italiano come lo conosce Gilardino. Non lo parlava proprio. Hai capito? Cioè... È stato un salto proprio. Però, vedi, Alessandro... Credo che sia una cosa scontata, forse certo. Banale. Anche. No, ma io non volevo fare paragoni, Alessandro. No, ma l'ho fatto io, parlavo di lui. Se fossi un giocatore... Se fossi un giocatore, per capire le cose avrei bisogno veramente di qualcuno che me le spieghi bene. Soprattutto anche quando sei in campo, perché la preparazione è una cosa, ma quando sei in campo devi far capire le posizioni, come si spostano, e se uno gliele dice in inglese, sinceramente non so quanti, ecco, vabbè, tanti lo sanno, ma non è che tutti. Lui riesce a fargli capire. Però se ricordate, all'inizio si erano detto 3 cose fondamentali, dove viene l'esperienza anche di addetti ai lavori e tutto. Abbiamo detto, prima di tutto, che il campionato si decida a marzo ed aprile, e infatti si sta decidendo adesso, primo. Secondariamente abbiamo detto, bisogna arrivarci
no? Con i risultati di rincorsa. Nel senso, tu devi prendere, stai dietro e poi cerchi di superare. Hai superato la grande. Poi hai messo sotto comunque. Hai vinto col Fossù Tirol che non perdeva da una vita. La prima partita. Hai vinto col Frosinone che non perdeva da una vita. Hai vinto con col Bari che non perdeva da una vita. Adesso, quindi vuol dire che questa squadra, oltretutto, ripeto, può faticare col Cosenza, ma ha la pazienza di aspettare 77 minuti e poi fa il gol. Oggi era una partita, tra virgolette, normale, molto equilibrata, forse anche bruttino al primo tempo, no? Nel senso, niente di particolare. Però il Genoa aspettava il momento buono, perché sapeva comunque di avere i numeri per fare gol al Brescia, o su un errore loro, o su un colpo appunto di un campione che può avere il Genoa. E così è stato. Nel secondo tempo si trattava solo di gestire la situazione. I primi 6 o 7 minuti loro hanno avuto due o tre palle gol importanti. Però poi hai fatto i cambi giusti al momento giusto e la partita ha fatto da così a così. È cambiata. Quello che non riusciva prima, Beppe, perché anche prima questi cambi c'erano, a parte Sturaro che era infortunato, eccetera. Però non c'è questo cambio di passo. Ma è quello che diceva Alessandro Quaggiotto. Non cambiava le partite, se le cambiava a volte le peggiorava. E non solo, si ostinava a giocare a due. Ma a due, non puoi giocare con due giocatori, tra virgolette, abbastanza lenti o comunque di una certa età. Devi avere due che giocano per te e un regista. Io, almeno per me, io vedere, anche quando giocavano appunto loro nell'88-89 avevano dei giocatori, ragazzi, Erragno, Ruotolo, Quaggiotto, e c'erano Gentilini, Caricola, ma scherziamo davvero, era una squadra Vincenzo, ma ragazzi, ma fu uno dei più forti attaccanti, aveva annullato Maradona, Vincenzo Torrente, non gli aveva fatto vedere il pallone. Sì, faccio veloce, aveva detto che all'inizio dell'anno gli addetti ai lavori avevano indicato che questa fosse una serie A2. Secondo me no, visto il livello basso delle altre squadre. La A2 era il Genoa, poi le altre, perché la formazione e la rosa del Genoa non ce l'ha nessuno. No. Nemmeno il Frosinone non ce l'ha in testa, non ce l'ha nessuno. Beh, no, per cui è stato un errore degli addetti ai lavori, facendo diventare il Palermo una squadra da primi posti, il Parma una squadra da primi posti, e il Cagliari soprattutto una squadra che doveva abbattere il campionato, e si è rivelata una 2 solo per il Genoa, perché ha una rosa che è da Serie A2. Sì, ma Alessandro, hai ragione, perché se vai a vedere la classifica, Frosinone, che è un po' la grande sorpresa, cioè una bella squadra, ma se a Genova avessi portato Mulattieri e Moro al posto di Coda e Puskas, non so come sarebbe finita, nel senso che a Genova sai che ci vogliono i nomi, quindi Coda aveva un pedigree notevole, no? Il problema è che, appunto come dici tu, non si può vedere nelle prime quattro posizioni, ci sono due neopromosse, su Tirol e Bari. Vuol dire che tutte le altre hanno fallito. Qui non è una A2, qui è una squadra che il Genoa è da A2, e ci metto anche forse il Frosinone perché è in testa, ma gli altri sinceramente non sono da A2, sono dal campionato di Serie B. Allora, io ho qui due domande. La prima: cosa pensate del calendario a venire? Quindi delle prossime giornate, a cominciare dalla Regina. Però poi c'è un'altra: secondo voi Girardino alla guida del Grifone in Serie A come lo vedreste? Allora cominciamo da Alessandro, facciamo il giro al contrario. Alessandro Legnazzi. Allora, calendario venire, vabbè, ci sono 8 partite, no? 24 punti in palio, quindi può ancora succedere di tutto. Io continuo a non pensare, a non credere che il Frosinone crolli dal primo posto, è una mia convinzione, però naturalmente libero di sbagliarmi. Questa squadra, per la rincorsa che sta facendo, meriterebbe il primo posto, perché risorgere in questo modo, con questa concretezza, non è una cosa così semplice.
l'intelligenza dell'allenatore con cui si è inserito, eccetera, eccetera. Quindi le prossime giornate il Genoa ha delle partite dove deve vincere, per forza di cose, perché sono partite che ti semplificano la vita o te la complicano, non c'è la via di mezzo. Penso ad esempio al Perugia, al Cittadella, Ascoli, queste squadre che sono lì. Poi ci sono delle trasferte trappola, come quella di Como, Simone Braglia è tempo, da tanto tempo che ce lo dice, e poi c'è il mese di maggio dove lì si deciderà o tutto o niente, perché il Genoa andrà a Bolzano contro il Sud Tirol, andrà a Frosinone e poi avrà in casa il Bari. Quindi è in quelle partite precedenti che dobbiamo camminare e fare punti. Su Gilardino in Serie A io non lo so, intanto cominciamo a fare in modo che il Genoa ci arrivi, lo dico in maniera banale, una risposta banale, però arriviamoci in Serie A. Queste partite in Serie A non ci sono, cioè la partita come oggi in A è molto difficile vederla, dove l'avversario fa l'impossibile nel primo tempo, ma di una mediocrità veramente imbarazzante. Sì, teniamo presente che a Brescia, scusami Alessandro se intervengo, non volevo interromperti, qua a Brescia c'è una situazione veramente disastrosa e la squadra oggi lo ha dimostrato con una, onestamente la pochezza di sembra la squadra. Che, sì, basta pensare Alessandro cosa ha combinato questo presidente, da Clotet, passando per Possanzini, sì, passando per Castaldello, cioè sinceramente mi sembra che oggi sia stato contestato duramente. No? Ma ormai è da un girone pieno che viene contestato. Esatto. Purtroppo sono state fatte, ha fatto delle scelte incredibili, con notevole presunzione purtroppo, e infatti vediamo i risultati di queste scelte. Scusami Alessandro. No, io avevo quasi completato, volevo dire che il Brescia con oggi non vince da 15 partite consecutive, cioè io a memoria mi ricordo forse il Frosinone stesso in Serie A o la Salernitana, una di queste due squadre che non vinsero per 18-19 partite e piombarono in Serie B. In A l'anno prossimo sarà difficile che ci siano queste partite, ma ripeto, calma. Come dici tu, arriviamoci. No? A quella categoria ci si penserà, esatto, a tempo debito, l'importante è arrivarci. Esatto. Allora, Alessandro Quaggiotto, Gerardino in Serie A? Sì. Se c'è fiducia da parte della società e la squadra, sì, ovviamente dovrà essere, adesso facendo sempre i dovuti 2-0 Reggio Calabria. Vince? Esatto. Sì, vince 2-0. Vabbè, anche quella è una squadra che deve ambire a qualcosa di più. Sì, potrebbe andare bene, ovviamente ci vuole la fiducia della società e creare una squadra che sia di categoria, non più di A2 ma di Serie A. Perché la Serie A è un altro pianeta, come voi ben sapete. Alessandro, scusami, tu hai già parlato della difesa oggi, gli avete già chiesto su come hai visto questa difesa 3, sì? A me è piaciuta tantissimo, è solida, questo ragazzo che gioca in mezzo è veramente bravo. Poi mi ha rubato il cuore, sinceramente. È veramente bravo, ha personalità, legge bene le situazioni, mi sembra molto forte di testa. È la prima volta che io lo vedo, quindi ha fatto una buona impressione. Sicuramente voi lo conoscete meglio di me. Non sbaglio. Però gli attaccanti del Brescia oggi, lasciamo perdere. Beppe, insomma, allora, vedresti Gilardino nella panchina di Serie A? Ma senz'altro sì, senz'altro sì. Sta dimostrando comunque veramente delle qualità che nessuno si aspettava, ecco, perché questo è il suo primo campionato vero, anche se, come diceva giustamente Alessandro, ha fatto molta esperienza, non è che sia vero, è capitato così per caso, però già come giocava la primavera ti dimostra, e poi comunque anche in quello, vedi, anche in quello di la cosa che mi sorprese moltissimo contro la SPAL, vincevi 1-0. Prima ho detto, ho invertito, il 4-0 al Cosenza e 1-0 alla Ternana, ho detto il contrario. E con la spalla, se ricordate, al 77esimo, no?
Badel uscì. Tutti, un altro allenatore avrebbe fatto giocare qualsiasi altro giocatore d'esperienza perché conservi il risultato. Lui invece mise il giovane Lipani, regista della primavera, 2005. Che è nel giro, tra l'altro, nel giro appunto Gelli Mancini. Perché questo? Perché proprio per dimostrare che lui conosce i giocatori, non solo li conosce, ma conosce anche le qualità di questi giocatori, cosa gli possono dare in campo. E quindi questo è un altro, è un segnale positivo. Lui è un ragazzo molto intelligente, comunque conosce e si vede che studia anche l'avversario, lo studia alla perfezione, perché oggi Yalov, ad esempio, Abs, avevano comunque questo incrocio qua. All'inizio sembrava quasi che Abs non riuscisse a sfondare, no? E invece poi dopo è diventato devastante. Di Vogliacco io non parlo più, perché con Alessandro Legnazzi ne parliamo sempre in separata sede. Vedete che gioca anche a tre, è passato anche a tre, tutto sommato, perché veramente lasciar fuori un giocatore così pulito, oltretutto. Lui è veramente l'uomo che comanda la regia, cioè la regia difensiva, parlo. Lui è veramente l'asse portante, proprio Martinez, Vogliacco, Badel e Coda o Puskas o chi è che gioca. Perché ci vuole l'asse portante di una squadra. E questi sono giocatori, secondo me, determinanti. Poi è chiaro, tutti gli altri non è che siano dei comprimari, perché giocatori come D'Angelo, anche lì, questo lavoro che ha fatto questo appunto inglese che si chiama, aiutami, Clapham, esatto. Il Genoa non segnava mai su palle native, negli ultimi tempi ne ha fatto 5 gol su palle native, di cui 3 Dragusin nelle ultime 5 partite e una Bani. Anche queste cose sono fondamentali, mettersi intorno. Tutti criticavano ad esempio il lavoro di Pilati, questa qua la squadra non corre, e invece mi sembra che stia correndo, mi sta correndo più dell'avversario, arriva sempre sul primo sul pallone. Aggiungo oggi 2 gol un po' ciccati da palla inattiva, Beppe, non so se Alessandro, se avete uno di Bani e uno di Dragusin, una svirgolata. Sì, sarebbero contati questi dettagli se la partita fosse finita 0-0 o si fosse persa. Vincendo 3-0 diventano una cosa da prendere nota dalla parte dell'allenatore, provarle di nuovo durante gli allenamenti e riproporla durante le altre partite. Poi si vede che c'è un grandissimo lavoro durante la settimana, perché noi non si va, eventualmente si può andare soltanto una volta sola, e però parlo al campo, però si vede che c'è un grande lavoro su tutto, sulle palle native, sui movimenti in campo. Ora ad esempio si fanno trovare sui famosi spazi, cioè ad esempio ora si sanno giocare senza palla, si fanno trovare spesso. Tu quasi, come si dice adesso, no look, no? Cioè tu sai che c'è sulla sinistra parte uno, sulla destra parte l'altro, verticalizzano e c'è l'uomo pronto ad entrare. È tutto un gioco, il calcio è un po', diciamo così, no? un'orchestra, no? Tutti devono suonare alla perfezione, perché se qualcuno stecca... Se ne stecca uno, ok, se ne steccano due, se steccano in 4-5 non fai risultato. Allora, io direi siamo passata un'ora, io direi di passare, anche se tra 2 settimane il prossimo impegno del Genoa, ricordiamo, in casa con la Regina, venerdì 31 marzo ore 20:30, stadio Luigi Ferraris, quindi immagino che sarà ben pieno, e soprattutto c'è da non dico tra virgolette vendicare la sconfitta dell'andata, che per carità la Regina giocò meglio, però ecco, per un motivo anche di orgoglio di prendere i 3 punti. Allora ricominciamo adesso da Beppe Nuti. No, una cosa all'inizio prima. Vai. Perché qualcuno diceva allenatore, cioè, se vedo, sento. Guardate che non è che ci siano degli allenatori, cioè alla Regina c'è Inzaghi, al Cagliari c'è Ranieri, cioè ci sono degli allenatori in Serie B, anche di un Bisoli ad esempio, che sta facendo molto bene dopo 4 giornate, erano a 0 punti su Tirol e l'ha portato su. Quindi diciamo che se Girardino si è presentato in questa maniera, vuol dire che non è un fenomeno, è veramente una realtà. Poi è chiaro,
Serie A dobbiamo verificarlo. Beh, poi dipende anche dalla campagna acquisti, eventualmente, delle ambizioni che ha la società. Dovranno capire finalmente, lì, perché lì si lavora, io penso che qua Giotto lo sa, lì si lavora allenatore, direttore sportivo e pari col presidente. Non ci devono essere 3.000 persone. Tu devi, che tipo di gioco fai? Faccio il 3-5-2. Benissimo, perfetto, mi servono questi giocatori qua. Poi è chiaro, magari c'è una prima scelta, una seconda scelta, a seconda dei soldi che hai a disposizione, il budget. Ma questo è il calcio, eh? E allora se, appunto, dire Girardino, vediamo. Se a un certo momento sarà lui, io penso che sia importante appunto l'impatto che può avere con la Serie A. Questo è molto, io credo questo che sia, sono due campionati diversi, ricordiamo, tra la A e la B, però a me sembra parecchio, che sia veramente esatto. Quindi dipende anche molto dai giocatori che hai a disposizione e delle ambizioni che ha la società. Perché se la società ti chiede la salvezza è un conto, se la società ti chiede un campionato onorevole al primo anno e poi si vedrà, è un altro. Se ti chiede la Coppa dei Campioni è un altro ancora. Appunto. Bello, quindi dura. Non è che c'ho altro da aggiungere. Ecco. Io dico Alessandro, solo l'ultimissima cosa, te la dico. Il Genoa veramente ormai gioca con una tranquillità esemplare. Ripeto, ha la pazienza di aspettare il momento giusto, perché sa che chiunque entra, chiunque gioca, il golletto lo fa. L'importante, come ripeto, l'ho detto all'inizio, è non prenderne. È fondamentale. Perché in questo momento credo che abbia la miglior differenza reti. Sì, perché adesso loro non hanno preso gol, il Frosinone ha preso gol, giusto? Quindi il Frosinone ha preso gol. Sì, ha preso gol. Sì. Ha 19 gol. 19 gol. Mi sembra che abbiano 19 gol. 19 gol comunque, subiti entrambi, 39 fatti il Genoa, 48 il Frosinone. E i conti tornano, vedi? 19, e quindi è la miglior difesa del campionato adesso. Quindi questo è molto importante perché ora, come dicevi tu, adesso ci sono delle partite dove appunto non devi mai sottovalutare l'avversario, come oggi. Ecco, questa è la cosa importante. Mai. Partire sempre con la convinzione che giochi contro 11 giocatori e non contro una squadra di bassa classifica. Altro. Mettiamo la classifica dei gol. Alessandro, qua Giotto. Sì, beh, io concordo con le parole di Beppe. Cioè, dal mio punto di vista di difficoltà, se non se ne crea il Genoa, in questo momento la squadra va, mi sembra anche ben decisa a ottenere l'obiettivo prestabilito. Per quanto riguarda la Serie A, ma sì, io non credo che la società chieda solamente una tranquilla salvezza. Genoa, con il suo pubblico, deve ambire a qualcosa di più. E quando vedo lo stadio così pieno come lo è adesso, è veramente una roba fantastica. E quindi credo proprio che la società chiederà qualcosa in più al prossimo allenatore. Come dite voi, se sarà il Girardino, ben venga lui. È bello parlare così, Alessandro, perché sei stato un anno solo tu al Genoa, poi c'è stata quella cosa lì a fine anno. Ma mi chiamate ancora dopo tutto questo tempo? Come faccio? Tra l'altro, a fine anno com'è che andò, Alessandro? Che ci fu un po' di... Non lo so neanch'io, perché mi sono ritrovato di nuovo a Bologna, convinto di restare a Genova. Non lo so. Vabbè, cose che capitano. Non avevo il procuratore, dai, via. Ecco. Non avevo la gente che mi seguiva. Ecco. Sì, è un'altra epoca, più di 30 anni fa. Esatto. Ahimè, sì, però vedi, la cosa bella è che voi mi invitate e vi ricordate di me, avendo fatto solo un anno. E per me è una cosa meravigliosa. Grazie ancora.
veramente grazie. No, però scusatemi, non usciamo dal tema, pensiamo alla partita. Ah, di, scusami, non volevo. Dai, no, hai fatto bene. La regina, la regina, Marco, c'è poco da fare. 26.000 spettatori. Il Genoa è nelle prime 10, diciamo, in Italia, in Serie B, credo che sia al primo posto. Io dico sempre le cose, ma attenzione, vanno controllate. Comunque credo sia al primo posto insieme al Bari o qualcosa del genere. O al Palermo. Ma di pochissimo. E in Serie A, e tra Serie A e Serie B, è al decimo posto. Cioè, questa è una città che ha 600.000 abitanti con due squadre e riesce comunque ad avere 26.000 e 20.000 abbonati. Ricordiamoci che qualche anno fa, nel vecchio stadio, quando fu promosso il Genoa all'ultima partita con Silvestri prima, con altri giocatori, c'erano 55.000 spettatori. Cioè, questi erano tutti tifosi del Genoa, non certo del Rimini, dell'ex Bruno o dell'Ecco. Cioè, intendo dire, quando vennero qua a giocare. Quindi questi 55.000 non li hai persi, li hai. Certamente li devi riportare, ma lo zoccolo duro c'è dallo scorso anno, perché quando tu cambi una dirigenza, questa dirigenza ti dà queste garanzie, che hanno un progetto molto ampio, importante. Ora hanno preso il 67% dell'Hertha Berlino, stanno facendo un lavoro enorme. Qualcuno ha criticato Spors, ma se andiamo a vedere, Spors ha portato Martinez, Fendrup, Gudmundsson, Dragusin, aveva portato anche Østergaard, che poi non è rimasto. Sono giocatori importanti. Poi è chiaro, hanno commesso l'errore Shevchenko, grandissimo errore. Hanno commesso un secondo errore Blessin. D'accordo, ok, questi sono errori che uno deve pagare. Chiamiamolo noviziato, chiamiamolo così come volete. Però, voglio dire, adesso ci hanno messo una bella pezza, ecco. E vengono in Serie A. E come? Alessandro, qua Giotto. E come? Come? La Genoa la può fare un altro... inanellare un'altra vittoria, sarebbe la quarta di fila. Certo che può. Gioca in casa con tutto questo pubblico. Poi il calcio sappiamo bene che non è una scienza con risultati definiti. Ci può stare magari anche qualche errore, ma se devo fare la partita prima, nella partita del Genoa, secondo me è più forte della Regina, decisamente più forte della Regina. Deve dimostrarlo in campo, però, con umiltà e consapevolezza e determinazione che Gilardino predica costantemente. Passando a Ignazzi. Giustamente uno prima scriveva, ma con Inzaghi ancora in panchina, perché questa serie di risultati e di sconfitte, sì. Perché mi pare che questa squadra ad esempio non sappia più pareggiare, e ci rendiamo conto di quanto in B sia importante il pareggio. Anche il Frosinone oggi forse avrebbe fatto carte false pur di avere comunque un punto. Vediamo, perché mancano poche giornate al termine, magari di dentro non vogliono cambiare gli equilibri, magari sanno già che la penalizzazione sarà pesante, quindi vogliono giocarsi tutto quanto, non lo so, questo dipende da loro, però certo è un momento di fiducia talmente alta del Genoa che bisogna continuare, bisogna andare avanti, e c'è poco da fare. Si è creato un ambiente giusto, un ambiente propositivo sempre in casa. Ad esempio anche nel pareggio per 0-0 con il Pisa, che è stato l'unica non vittoria, comunque lì il Genoa il gol aveva trovato con Bani, poi era stato annullato per fuorigioco millimetrico, quindi è una squadra che comunque in casa è sempre pericolosa e incuta agli avversari quella cosa, quel timore di dire caspita, devo andare a Genova, devo andare al Ferraris. Prima invece venivano qui fregandosi le mani, ora vengono anche con un altro atteggiamento. Vi dico un'ultima cosa, l'altra volta io dico, comincio a fare dei conti, l'altra volta chiaramente abbiamo detto, qui con 4 vittorie, 2 pareggi, 3 sarebbe meglio, dovrebbe essere la quota giusta, perché il Bari ricordiamo che ha 2 situazioni negative nei confronti, io non preferirei non arrivarci all'ultima, preferirei che avesse 4 punti di vantaggio, però rispetto al Bari comunque tu hai il confronto diretto e hai 2 risultati, quindi su 3, no? 2 risultati. In più loro
dovrebbero, tra l'altro, anche nel quoziente reti sono messi male. Sono messi male rispetto al Genoa. 45 contro 27. Quindi stiamo, e conta tutto, ragazzi. Conta a questo punto del campionato. L'importante è vincere, primo. Va bene, se le vinci non hai problemi, stacchi tutti, è chiuso. Però i calcoli sono che se tu fai 4-5 vittorie nelle ultime 8 partite, 4 vittorie, 3 pareggi, qualcosa del genere, cioè non perdere e cercare di vincere quelle 4 partite che ti portano. Perché secondo me 69-70 punti è la quota. Non per il Frosinone, chiaramente, che il Frosinone può fare di più, però per le altre non credo, sinceramente. Intanto un osso duro la Ternana, intanto il Bari domani deve vincere con la Ternana. Io direi facciamo un giro finale pensando appunto, nominando il Frosinone, il Genoa può raggiungere e superare il Frosinone. Alessandro Legnazzi, facciamo al contrario e poi chiudiamo. Ah, no, la capacità ce l'ha, il potenziale ce l'ha, l'allenatore ce l'ha. Ditemi, forse ha dei giocatori che magari con l'età avanzata, nel corso ancora di queste 7-8 partite, possono arrivare nel finale di stagione con la lingua fuori. È l'unico dubbio che posso pormi, ma ha tutto il Genoa. Però mi sembra che il Frosinone, insomma, perdere altri punti, non lo so, la vedo veramente complicata, la vedo complessa. Poi dimentichiamoci che se dovessimo mai arrivare, lo dico in maniera magari non tanto sportiva, ma a giocarci a Frosinone tutto quanto, un pareggio potrebbe andare bene ad entrambi, quindi potrebbe essere un'altra Genoa-Napoli, Frosinone-Genoa, quindi a me sinceramente basta arrivare un punto sopra la terza in classifica. Poi ripeto, per il percorso di questa squadra meriterebbe di arrivare prima per come ha saputo rinascere, però la vedo certo. Dura, molto dura. Alessandro Guaggiotto. Ma io come dicevo prima, vedo il Genoa più forte del Frosinone, con 6 punti in meno, però in 8 partite non sarà facile recuperarli. Però se vedo la rosa del Genoa e quella del Frosinone, il Genoa ha più risorse e in un momento come questo, da qua alla fine, conta tantissimo. Beppe lo aveva sottolineato prima, è una rosa piena, è una rosa che ti dà la possibilità veramente di affrontare quest'ultima parte veramente bene. Per cui sarebbero io... 5 intende il punto di penalità. Sì, di penalità. Certo. Io dico un'ultima cosa. A me non importa niente, sinceramente, nel Frosinone. A me, io guardo dietro. E avanti, a questo punto, io non voglio fare la corsa. Non mettiamoci, e senz'altro sono convinto che Girardino glielo dirà. Non pensate di andare a prendere il Frosinone. Pensate di vincere le partite e poi alla domenica sera, al venerdì sera, al sabato sera, quando gioca la lunedì, guardiamo cosa ha fatto quella di dietro. Perché è molto importante che adesso noi non ci concentriamo solo sulla partita del Genoa. Il Genoa deve battere la Regina. Poi è il Bari che deve eventualmente, il Sud Tirol, chi è dietro, che deve pensare. E, ad esempio, domani è il Bari che deve adesso fare il risultato, come era successo col Genoa la settimana prima. Però io dico che è sempre meglio star là davanti che inseguire, perché inseguire perdi tante energie, perdi molte energie. E il Genoa, secondo me, deve pensare. Poi Frosinone, se crolla, ben venga, ci mancherebbe, perché ha ragione qua Giotto, ha la rosa migliore il Genoa, ma da sempre. E non era stata sfruttata, ora è stata sfruttata male. E gli innesti anche, tutto sommato, di gennaio sono stati importanti. E recuperi di giocatori importanti come Kuban. Peccato solo, ecco, un giocatore, mi spiace solo per un giocatore, Aramu. Aramu, io pensavo che avrebbe potuto fare la differenza in questo campionato, quest'anno non ha reso niente, purtroppo, però... Qualcuno mi chiedeva, dice, in un meccanismo così, come si è congegnato adesso, del Genoa attuale, Aramu e Coda avranno ancora spazio? Ma Coda sì, ad esempio, se Puskas speriamo che non sia niente al ginocchio, che non sia una cosa grave, io penso che Coda è un giocatore diverso da Puskas, perché Puskas è proprio il centravanti, mentre Coda, avete visto che magari ha fatto meno gol, ma faceva fare anche gol, dava la palla, faceva gli assist. Comunque io credo che
posso, Coda trova posto senz'altro, Coda e Puskas si alterneranno tranquillamente fino alla fine. Salcedo è il giocatore che lo puoi buttare dentro quando, e se non dove, se, se con la regina non fossero pronti, comunque vedi che hai una freccia in più, hai, e comunque hai recuperato Kuban. Non dimentichiamo che Kuban là davanti può essere importante, eh? È un giocatore che ha fatto vedere cose buone, due assist, velocità, insomma, un giocatore recuperato, fresco, perché adesso ti conta molto anche la freschezza. Il giocatore ha qualche, e il Genoa ha qualche giocatore che ha giocato meno, che può rendere, tipo appunto Salcedo e Kuban. Certo. Può rendere molto. Perfetto. Allora, io direi a questo punto, sono le 17.22 qui il Salotto del Grifone su Pianeta Genoa 1893.net. Allora, passiamo proprio sull'ultima domanda e poi chiudiamo. Se arrivassimo a pari punti del Frosinone, contano gli scontri diretti o la differenza reti per determinare la classifica? Mi pare prima gli scontri diretti, giusto, certo. Alessandro? Certo, e certo. Poi la differenza reti, mi pare quella prima degli scontri diretti e poi anche quella finale, quella complessiva. Questo non lo so, mi sembra la differenza proprio complessiva, gol fatti, gol subiti. In generale. Va bene. Poi è chiaro che speriamo che di non arrivare a fare tutti questi calcoli qui. Vabbè, certamente. Comunque la cosa più importante è possiamo anche farlo. Sì. Esatto. Possiamo avanzare. Bene. Allora io saluto e ringrazio Beppe Nuti. Grazie a voi. Buona serata. Grazie per essere intervenuto qui a Salotto del Grifone. Grazie. Saluto e ringrazio Alessandro Quaggiotto e spero di averlo presto di nuovo su questi schermi. Volentieri, grazie. Grazie Alessandro. Saluto e ringrazio Alessandro Legnazzi per la co-conduzione. Noi andiamo a fare, visto che non è sera, non è sera tarda, sono le 17.24, andiamo a fare merenda. Esatto. Una merenda per bene, quindi non è come dice Beppe, butta la pasta. Qui no, questa è l'ora del tè. Molto british. Sì. Magari con una bella focaccia, bella così, sì. così che adoro. Allora, Marco Rigoni vi saluta, vi ringrazio a tutti per i messaggi, sono stati tantissimi e per averci ascoltato in tantissimi. Noi ci vediamo venerdì, ripeto, 31 marzo, ore 20:30, Genoa Regina, prima secondo tempo Francesco Patrone, poi Francesco Patrone di nuovo alla fine della partita e poi con altri due fantastici ospiti del Salotto del Grifone. Da Marco Rigore tutto, ciao, buona serata a tutti e ciao, buona serata a tutti, grazie ancora. Ciao.